Solidarietà sì, ma non fine a se stessa. Bisognerà anche reagire con i fatti, con azioni mirate per garantire maggiore sicurezza a chi lavora quotidianamente sul fronte amministrativo, fronte in tutti i sensi. Ecco quindi che Antonio Iannone, senatore di Fratelli d'Italia, rispetto agli atti intimidatori nei confronti dei sindaci di Roccapiemonte e Castel San Giorgio delle ultime ore, ha annunciato che presenterà un'interrogazione parlamentare per i gravi fatti avvenuti nelle due comunità dell'Agro. Chiederò al ministro Piantedosi di intervenire perché si tratta di chiare minacce che stanno ricevendo i sindaci Pagano e Lanzara. Sono fatti gravi che non vanno minimamente sottovalutati. Ho molta fiducia nel lavoro delle forze dell'ordine e della magistratura, ma è bene anche alzare l'attenzione politica. È dovere di tutti essere vicini alle vittime e chi rappresenta lo Stato non deve mai essere lasciato solo. Queste le dichiarazioni di Iannone, che già ieri aveva espresso vicinanza al primo cittadino di Roccapiemonte, asserendo che si tratta di fatti che non rallenteranno neanche di una virgola l'azione politica amministrativa in questi comuni. Anche la deputata Imma Vietri ha espresso solidarietà per gli atti subiti dai due sindaci. A lei si è unita Mario Polichetti, dirigente sindacale della UIL Funzione Pubblica Salerno. Solidarietà ai sindaci Pagano e Lanzara. Lo Stato intervenga subito a difesa delle istituzioni e la magistratura faccia chiarezza. 24 ore dopo i fatti accaduti al sindaco Pagano, ci ritroviamo davanti a un altro episodio analogo che angoscia e non poco il comprensorio. Alla sindaca Lanzara tutta la mia stima umana, non si abbatta. Solidarietà e vicinanza è stata espressa anche dal rappresentante di Fratelli d'Italia, Nunzio Carpentieri, ex sindaco di Sant'Egidio. Numerosi i colleghi sindaci e amministratori che si sono detti vicinissimi a Pagano e Lanzara, anche perché pure loro alle prese, per esempio, con atti delinquenziali degli ultimi mesi. È il caso del sindaco di San Marzano, Carmela Zuottolo, che parla di episodi inquietanti. Lo Stato non abbandoni gli amministratori dell'Agro, ha dichiarato. Conosco bene le sensazioni che stanno vivendo i sindaci Lanzara e Pagano in queste ore. Nei mesi scorsi ho vissuto momenti d'angoscia per il RAID ai danni di due componenti della mia maggioranza, Pasquale Alfano e Angela Calabrese. Non si può pensare di vivere sotto questo terrore solo perché si è deciso di impegnarsi concretamente per le proprie comunità. La Prefettura attivi subito un tavolo specifico sull'argomento. Due bombe in meno di 24 ore ad altrettanti sindaci. Ci sono un segnale che non possiamo e non dobbiamo sottovalutare. Chiunque sia il mandante, la risposta dello Stato dovrà essere forte. Questo ha detto Zuottolo. E a proposito di risposte, giovedì 13 aprile ci sarà una riunione del coordinamento dei sindaci dell'Agro, come annunciato dal sindaco coordinatore Pietro Pentangelo di Corbara. Si doveva parlare di master plan, PNRR ed altro, ma ora tra gli argomenti andrà certamente inserito anche quello sulla sicurezza.